abbiamo fatto spesa, abbiamo comprato un raccordo per unire i tubi, un rubinetto per escludere eventualmente il ramo che va sui meloni e le angurie che stiamo per trapiantare. Il metodo ve l'avevo già fatto vedere l'altra volta, per non faticare. Semplicemente mettiamo il rubinetto, il raccordo lo metteremo eventualmente in un'altra posizione. Fatto. Adesso andiamo avanti con l'impianto. Ho l'esigenza di creare due rami da questa parte, però devo piegare il tubo perché devo cominciare più indietro. Con una semplice curva tagliamo, infiliamo e completiamo l'opera. Primo ramo lo facciamo più o meno a questa altezza, intorno ai 60 cm. Secondo lo facciamo qui. L'ultimo tratto lo chiudiamo col tappo, che questo intorno ai 20 centesimi è un lavoro ben fatto. Questo è il risultato prima di stendere il telo. Scelta posizione a circa un metro, si taglia il telo, attenzione a non tagliare il tubo che è qua sotto, dopo metteremo il gocciolatore. Col piantabulbi, visto che è fresata e morbida, diamo a misura. Una manciata di stallatico pellettato, un po' di terra per non far andare a contatto con le radici lo stallatico. Delicatamente prendiamo una piantina, se non viene tagliate. Si adagia, si schiaccia, o con del terriccio, con la sua stessa terra, terminate il trapianto. Potete usare i guanti, io preferisco a mani nude. Questa è una. Stallatico, un terriccio, il suo panetto, si schiaccia delicatamente,
continua con la terra che avete tolto, oppure con del terriccio di qualità però. Se occorre un sostegno dopo lo si mette. Alla fine ancora un po' di stallatico intorno all'altezza del tubo dove poi andrà il gocciolatore. E questo è il risultato finale. Abbiamo poi allungato ancora le file laggiù, abbiamo trapiantato anche i peperoni, i friggitelli, ho fermato i teli con del fil di ferro oltre che con sassi, con quello che ho trovato. In fondo ho voluto fare una prova, non ho messo il telo e ho messo semplicemente della paglia. Voglio vedere la differenza rispetto all'utilizzo del telo, la durata, la consistenza, voglio vedere come funziona. Questo è tutto, se vi è piaciuto mi mettete un like, se non vi è piaciuto va bene lo stesso. Vi ringrazio per la visione, buona giornata a tutti.